iniziamo la diretta. Colleghiamoci con tutto il mondo, vado a mettermi il microfono. Buongiorno a tutti. Datemi segni di presenza, così posso parlare con delle persone virtuali. Allora, che dire, cuori? Buongiorno, sei occhietti, vi siete già svegliati? Sette, avete fatto colazione, vi siete messi il vostro abbigliamento sportivo? Comodo, caldo? Chi c'è? Ciao Cristina! Un abbraccio anche a te. Stamattina quindi fai lezione con noi. Come stai? Sei sempre pazza, sei sempre grulla, lo so. Ciao Dianara, buongiorno, sei sempre presente. Dianora, stamattina ti ho pensato alle ore 8:20 mentre facevo shakes a casa scaldandomi. E immaginavo ovviamente la classe del sabato mattina dei Cheese e del Body Balance. Poi c'è anche la Giovanna, finalmente c'è. E quindi di allora, sì, fatto un Cheese bellino, vecchio, vecchiotto, ma sempre sempre molto 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 intenso, per riscaldarmi bene bene e prepararmi a questo Body Balance. Stamattina versione flessibilità, come ogni sabato mattina in questo secondo periodo di allenamento da casa, da palestra, da soli fisicamente, ma insieme virtualmente. 9 occhietti, diamo ancora un pochino di tempo per sistemare il tappetino. Se c'è la Donatella, ho spento il faro di Sanremo, e comunque per tutti l'ho spento. La... Oh, grande Maria Antonietta! No, come non ora? No, 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 lo fai ora, resti collegata, se no ti creo un disagio impressionante. Farò la spia a, sappilo, lo dico anche in diretta, a Marcus Cardoso, che prenderà provvedimenti fisici quando rientreremo tutti in palestra. Poi potrei prenderli anche io, e sappi che ho anche altri colleghi con cui so che fai lezione. Quindi Maria Antonietta, mi dispiace per te, ma non hai scuse. Pardon, perdonatemi la tosse. Mamma, non mi trovi sul tablet, perché comunque devi fare l'accesso alla pagina di Evolution, so tu devi usare il telefono, mammina, mettilo in carica. E a lei, come vi sentite stamattina? Oggi è l'ultimo sabato di novembre, ragazzi, anche novembre ce lo siamo levato dalle scatoline, quindi entriamo in quel periodo cosiddetto bellino, natalizio. Immagino che cominciate già a fare gli addobbi, c'è chi l'ha già fatti, ho un'amica su in Alto Adige, una mia carissima amica, la Giada, ha già fatto tutto. Brava mamma, ecco, dal telefono. Ciao Carla, niente faro, ci vedo, me lo ricordo. Carla, non tira troppo la corda a te, stai attenta, sai che posso vendicarmi sempre. Infatti, quindi diamo ancora un paio di minutini, dai, sistematevi per bene, mi devo uno strato, va. Mi levo uno strato, non mi levo troppi strati, però. Oh mamma, ciao Raffa! Senti, pensavo anche a te stamattina, sempre mentre facevo shakes, vi penso, poi non dite non vi penso. Pensavo alla Raffaella che si riprende. Sappiate, popolo del sabato mattina, che un sabato mattina... Raffaella, ma che tu fai? Cosa fai? Ma perché fai lezione avanti allo specchio se lei è messo in palco? Poi ho capito. Ho capito, ho capito. Allora,
Ragazzi, ci siamo. Brava mamma, sei una mamma, grazie, con tutto il mondo adesso sa che mi hai trovato ovunque. E non so, il figlio prodiga ritorna a casa dopo, ho fatto anche un po' di spese. Raffaella, le mamme sono così. Io se un giorno sarò mamma, un casino. Barbara Tenny, good morning, how are you? Com'è andato il tuo esame per la patente, Barbara? Dammi questa risposta perché siamo tutti in attesa di questa risposta e poi partiamo con il body balance. Scrivi, right? Oh, Barbara, hai festeggiato il Thanksgiving Day? Giovedì? Senti quante cose ti chiedo oggi. Sì, perché ovviamente ho pensato anche a te. Prima di fare X, perché cioè, ci sarebbe il Pilates. Tappeggio, ancora un pochino. L'inquadratura va bene e... Bene ragazzi, io comincerei a partire, altrimenti sì, sono promossa, yeah! Good girl, bravissima. Senti, dopo che abbiamo avuto questa notizia positiva, ho paura perché mi mangiano anche le zanzare stamattina, non avete fatto colazione, partiamo con il body balance. Un saluto a Valentina Noccioli e a la Linda che stamattina non sono con noi, ma lo so che mi pensano, la Valentina lo farà stasera. Mentre mangia la schiacciata. Allora, posizionatevi con i piedi uniti. Alzo il volume. Ok. Quindi riscaldiamoci bene bene. Con scaldamento dei ciglia, alleggi i talloni uniti, solleva le braccia sia di intense pose e buon sabato mattina a tutti. Ruota il bacino verso il basso, inspira, unisci le mani al centro del petto, espira, ruota indietro, torna in allungamento e poi scende ancora in intense pose. Ruota nelle coste, prendi un lungo respiro, fallo correre la colonna, ricerca la profondità, per un'ultima volta ruota nel petto, cambia la sequenza, allunga, apri, affonda in diagonale. Sequenza dinamica che mette in relazione tutte le parti del corpo. Inspira, apri, espira, affonda. Ianora e Raffaella, fatemi dei sorrisoni, la Cristina, la Giovanna e la Carla. Ok, torna in intense pose, scivoli più in basso, riprendi la prima sequenza, cerca più torsione nella colonna. Poi rilassa le spalle, cerca un movimento fluido, connettilo col respiro. Ascolta ancora. Respiro scivola lungo la colonna con l'interno delle coste. Un'ultima sequenza. Riprendi la seconda combinazione e la cresci in alto. Apri. Senti l'appoggio dei piedi, le tue radici, la tua stabilità. Da dove nasce il calore e dove puoi portarlo fino alle dita delle mani. Ricerca l'ampiezza, ricerca un profondo calore. Separa
scrivi molto nel polso e le ginocchia e succhia l'ombelico fuori al collo. Mani sotto le ginocchia flette e rilassa le spalle fuori al collo. Due passi indietro, ginocchia a terra, scendi proprio dai. Stringi i glutei, ruota le spalle indietro per di cobra. Bacino verso l'alto da un top. Cammina avanti. Risali subito. E da qui tuffati avanti, espirando forward fold. Inspira, flette. Espira, forward fold. Inspira, due passi dietro, plank. Espira, scendi crocodile. Inspira, up dog, prendi dai piedi attivando i glutei. Espira, down dog. A qui, apri il petto, riunisci, rilassa le spalle. Terzo round, strofola la colonna in alto. E poi apri le forward fold. Inspira, flette. Inspira, scendi. Adesso prova a saltare indietro piegando le ginocchia. Ronda dai piedi alle spalle e lunghezza dalle mani fino ai glutei per poi saltare ancora avanti. Quarto round, inspira lentamente, espira profondamente. Flette ancora, apri la colonna in petto. Salto indietro oppure due passi. Premi dalle mani, apri fino il petto, costruisci elasticità nella parte alta della colonna. Un salto avanti, rilassa le spalle. Resta qua. Completo giro di saluto al sole, Carla, dedicato a te. Salto indietro. Ando. Upper leg. Scendi. Ronda ancora. Dai piedi fino alle spalle. Ando. Premi i talloni al movimento. Salta ancora avanti, rilassa le spalle. Poi l'ultimo giro di saluto al sole. E da qui un salto indietro. Salta un top. A plank come un'onda dai palloni alle spalle. Affacciati verso di me, apri l'occhiolino. E resta in down dog. Spingi bene. Mani. State lì che abbasso leggermente il volume, sono un po' altina. Cominciate a massaggiare le piante dei piedi passeggiando. Poi portate la gamba destra avanti in affondo. Da qui sollevatevi in affondo e prendiamo la sequenza Tai Chi. In questo secondo saluto al sole, unisci l'essenza del Tai Chi, la leggerezza e il completo calore, a quella del saluto al sole di apertura. Resta qui per il bel dietro, apriti nel petto, mani a terra, scendi già il polso. Scendi insieme a me, striking come la sequenza, scivola avanti nel petto, up dog. Torna dietro, c'è il polso. Ricordati l'opzione, se hai bisogno, arrotonda la colonna del stretch, torna c'è il polso, rilassa la schiena. Inspira e separa i gomiti per dare più ampiezza alle spalle, per dare più mobilità. Vado ancora avanti come un'onda fluida.
poi te la stretti in cobra, apri, ruota, sollevati ancora in down dog, comincia a massaggiare i piedi anche. Senti bene l'appoggio nei piedi, poi porta ancora la gamba destra avanti in affondo, piega il ginocchio dietro, arresta qua. Posizione forte e stabile sulle gambe. Entra nell'essenza questa volta. Vibrava di forza i piedi. Dove la forza proviene dai piedi? Si allunga fino alle mani. Riprendi i G. Inspira, apri, inspira, cresci. Faccia le mani a terra, torni in down dog, tutto da rifare nella parte sinistra. Riprendi la camminata nei piedi, faccia bene le mani, senti le spalle forti con l'attivazione del dorso. Gamba a sinistra avanti, solleva il petto, cresci nella colonna e da qui porta il respiro verso il basso. O ruota, dai leggerezza al movimento delle braccia. Baby nel mezzo, un ampio arco nella colonna, mani a terra, c'hai cosa ancora. Ritorna alla sequenza striking cobra, scivola avanti. Adesso che sai quello che devi fare, goditi ogni centimetro del tuo corpo. Goditi ogni movimento, dall'inizio alla fine. Inspira, vieni verso di me, chiudi le scapole, senti nell'ampia mobilità. Una volta ancora. Strike il cobra avanti, up dog, ruota il collo, torna in down dog. L'ultima passeggiata, l'ultimo stretch in profondo per i piedi. Poi porta il piede sinistro avanti, cerca una posizione comoda in affondo, comoda ma forte. Resta qua e goditi ogni momento della posa. Le gambe sono forti, la colonna lunga verso l'alto, apri se vuoi il piede, cioè da qui, riprendi la sequenza dai chi. Respira in ogni 2 cm del corpo. Riunisci i piedi avanti, gira il tappetino se hai bisogno, altrimenti insieme a me sul nudo pavimento. Primo brano di forza in piedi. Ruota i piedi, piede destro verso la parete, sinistro verso di me. Squadra bene le anche. Inspira, estendi le braccia, tira bene il torso. Scendi il guerriero 2. Assicurati di spingere la parte esterna del tuo piede sinistro di energizzare le gambe. E se vuoi, solleva il tallone. Io so che la pianora lo può fare, so che potete farlo tutte. E poi ruotiamo la spalla come a prendere la mano del nostro amico o di Marcus, che aspetto. Poggia il tallone e sono il guerriero, scegli la tua opzione, qua oppure più in basso. Vieni insieme a me, allungati in alto, costruisci forza nel tuo lato destro. Sali, ruota i piedi verso sinistra e il destro verso di me.
Prendi un lungo respiro fiero nella colonna e nel petto e lascialo scendere in affondo. Le tue braccia sono forti perché il tuo centro del corpo è forte. Poi solleva il tallone sinistro. Attiva quel polpaccio forte. Ruota nella spalla. Quindi due forze opposte del tuo corpo. In basso, in alto. Qua c'è il tallone. Inspira e stendi il goniero 2. Allungati dal piede fino alla mano e poi da qua unisci le due forze, scendi un po' di più se vuoi, torna al centro e leggermente le ginocchia, inspira a fare, espira, ben dietro, slancia le mani. Un altro brano di forza in piedi, ruota in piedi, destro, destra, apri le braccia come prima, ma questa volta apriamo le anche e scendiamo in triangle pose, scegliendo sempre dove riuscire ad arrivare. Attiva tutta la parte posteriore del corpo, attiva il tuo lato destro per sostenere la colonna del lato sinistro. Inspira, premi il pavimento per salire ed espirando ruota indietro. Porta lo sguardo oltre la tua mano. Torna al centro, sali, cambia il lato. Tutto da rifare verso sinistra, prima sistema i piedi. Inspira, inspira, allungati più che puoi. Per poi scendere. Adesso metti l'attenzione sui glutei attivi e forti e aprire le anche per sostenere il carico della colonna. Allungati verso il tuo soffitto e poi ruota indietro. La palletta dietro nelle scapole. Per percepirne la forza. Poi torna al centro. Rilancia le mani. Un altro occhio, ben. Connetti il lato sinistro al destro. Al centro del tuo corpo. Sono uguali al verso destra. Ruota in piedi. Inspira. Affonda. Allunga. E apri. Scendi più in profondità. Senti l'ancoraggio nelle gambe. Senti però l'apertura in tutto il tuo lato destro. Cambia il lato, sali. Prati i piedi. Prendi un lungo respiro ampio. Portalo prima verso le gambe, forza e elasticità. Questi sono i nostri obiettivi di oggi, forza, elasticità fisica e mentale. Lentamente risaliamo. Talloni uniti, oppure se hai bisogno lascia i piedi appena separati sotto le anche, sblocca le ginocchia, obliquo attivo e sguardo avanti, comincia a salire, portare l'attenzione al tuo centro, il tuo petto, tuffati avanti, diverse pose. Oggi
il centro del corpo e il protagonista di ogni pose di equilibrio. Poggia i talloni, sali in tre pose. Piede alla caviglia, al polpaccio oppure alla coscia. Proprio bene il piede contro la coscia, il piede al pavimento. E poi cresci in alto. Flower pose, fare la caviglia dall'esterno, piega sulla tua gamba l'appoggio ed espirando apriti come i petali di un fiore al centro del corpo. Se hai bisogno piega di più la gamba in appoggio. Ripeti a sinistra, tre pose, scegli sempre la tua posizione, e inspira, porta il respiro in alto, mantieni il calore al centro. Guardo avanti. E apri. Apriti nel centro. Accetta la sfida. E mantieni la calma. Torna ancora in tribosi. Sia la concentrazione nel tuo terzo chakra, il centro del petto. Calma al massimo il respiro. Entra in una nuova posa. Afferra la gamba, cresci ancora nella gamba d'appoggio, puoi restare qua oppure provare l'estensione. Se vuoi, apriti sempre più in alto. Chiudi, ripeti a sinistra nella tribosa. La base forte nel piede, nelle gambe. Respiro lento nel petto. Calma di sorridere in ogni cambio. Portare il respiro fino alla fine della posa. Percepire l'equilibrio come l'unione del respiro e la calma della determinazione. Anche che prevede ancora una posa di equilibrio, la dancer pose, piega le ginocchia, da qui afferra il piede destro, la caviglia dall'esterno, piega la gamba d'appoggio. Il tuo obiettivo in questo brano è sì restare in equilibrio, ma pensare, portare la concentrazione sulle due anche che aprono per far salire il piede della mano e a pensare qua. Connetti la mano al piede, spingili una contro l'altro, spingiti però dalle anche. Chiudi e cambia il lato. Afferra il piede, piega la gamba di supporto. Allunga, ispira e apri.
ascolta come un lato è più mobile rispetto all'altro. Ascolta dove riesci ad andare oggi. So tired, non siamo stanchi, Barbara. Scendiamo, andiamo in slow pose. Ruotati verso sinistra. Gamba dietro piegata. Gamba davanti a me lunga. Lascia scendere anche. Poi afferra il piede dietro. Con la mano. Oppure con il gomito. L'importante è ruotare il petto e anche avanti. Lascia scendere il respiro. Poi se vuoi qualcosa in più, abbiamo la mermaid pose. I need you now. Bisogno di tutta la vostra presenza per cambiare il lato, verso destra. Da qui scendi, lunga il petto, mobili nelle anche. Scegli sempre la tua posizione, la tua mermaid pose. Torneremo a farle tutti insieme le sirenette. Staccia le mani. Ancora un brano di mobilità delle anche, ci sono anche brani doppi. Scendiamo schiena in appoggio, strotola la colonna e da qui solleva la tua gamba dietro, porta la gamba verso di me in appoggio, afferra la gamba posteriore dal dietro ed espirando avvicina al petto, cerca qui l'apertura della tua anca davanti a me. Inspira, espira, premi la gamba verso il tuo petto, apri il ginocchio all'esterno. Torniamo al concetto di PNF, di contrazione e rilascio. Allunga. Recupera. Lascia le mani, cambia la gamba. Sistema bene la caviglia sopra il ginocchio. Apri il ginocchio dove riesci ad andare. Cardina, sono con te. Da qui espira, chiudi. Spingi la gamba al petto. Apri il ginocchio all'esterno. Can I wait? Potete anche cantare e muovere il piedino mentre le anche rilassano. Lascia andare le gambe. Sali al centro. Sistema le gambe in posizione aperta e se hai bisogno solleva le ginocchia riducendo la tensione dagli adduttori. E da qui inspira, apri, espira, scendi in side bend. Senti profondo e stretchi la parte interna delle gambe. Del lato, inspira allunga, inspira, rifletti la colonna, resta qua, rilassa le spalle, rilassa la colonna. Sali insieme alle ginocchia, chiudile, ci posizioniamo verso sinistra in child pose per il brano di twist. Rilassa la schiena, respira nella colonna.
porta la tua gamba davanti, oltre la mano. Si starà bene il ginocchio al centro del piede e ruota verso di me. Ruota nel petto. Adoro questa canzone. Poni il gomito al ginocchio, ma in posizione di preghiera. Salina a fondo, trova prima la stabilità e poi espandi le braccia. Avanza nella parte alta della colonna. Faccio le mani, ruota dietro. Torna in affondo. Ruota. Percepisci la torsione nell'altro lato del tuo corpo. Dove riesci ad arrivare oggi? Inspira, energizza la gamba posteriore, espira, ruota nel petto, nel collo e nelle spalle. Apriti ancora. Faccio le mani, unisci la gamba avanti e ruota verso di me. Stendi la gamba a destra e dalla sinistra, resta qui, oppure se vuoi qualcosa in più lega la gamba dietro, assicurandoti di appoggiare però il piede. Inspira, avvolgi, inspira, ruota dietro. Usa la mano dietro come appoggio per ruotare la colonna come una spirale. Afferra poi il piede, la gamba dall'esterno. Aumenta il twist, senza bisogno di piegare, resta qua. Poi torna al centro, cambia la posizione, destra avanti. C'è un lungo respiro, la zona lombare fino al collo, allunga, espira e ruota. Fare il piede all'esterno, aumenta il twist. Poi appoggia il piede, saliamo in forward fold. Allunghiamo la parte posteriore del corpo, piega le ginocchia e solleva l'ombelico, rilassando completamente le spalle e la testa, calla, mi raccomando. Mani sotto le ginocchia, inspira, flat back. Stendi le gambe e la schiena. E prendi la sequenza dei C, lentamente inspira, apri. Questa volta resta qua. Nel centro in alto presso la tua diagonale. Respira, allunga e apri la parte posteriore del corpo. Torna il forward fold, abbandonati avanti. Respira dentro la colonna. Agaccia le mani dietro. Slevali profondamente. Percepire lo stretching nelle spalle, nel petto. Resta qua. Qua passa le mani slasciandole,
e porta nel sotto le ginocchia e sollevati in flat back ancora. Apri adesso il petto. Poi rilassa ancora avanti, lascia andare il peso del corpo. Ancora la prima sequenza tra i cibi. Lentamente affonda. Poi cresci. Calma il respiro. Prova la connessione negli ultimi momenti con il tuo corpo e il tuo respiro. Stendi la gamba destra avanti, avvicina il piede sinistro all'interno, stiamo bene le anche, poi da qui inspira per allungare, espira per scendere. Porta il braccio destro all'interno, inspira, ruota indietro. Energizza la gamba destra, senti la lunghezza. Torna al centro, cambia la gamba sinistra, lunga avanti. Ancora un lungo e profondo respiro. Torsione ed estensione. Ok, e oggi finiamo qui. Aspettate che passo la musica, così ci salutiamo, ci connettiamo. Eccoci qui. Ciao Rita, chi c'era prima? Oh Danielona, ciao Donatella, ciao, ciao 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 a tutti. Com'è andata? Segni di presenza, grazie, graditi. Io come sempre vi ho immaginato qui tutti davanti, popolo del sabato mattina. Donatella nota come sempre, non c'è più il faro di Sanremo. E sono ganzissime tutte le notifiche che io me le leggerò con calma nel pomeriggio. Che dirvi, come sempre vi ringraziamo per seguirci, per fare, continuare a fare lezione con noi virtualmente, per i contributi che date. La voglia di rivedervi è tantissima, vedo anche dai commenti, la voglia di tornare insieme sì c'è, bisogna tenersi alle regole, sempre, nel miglior modo possibile, cercheremo sempre di restare con voi, anche in questo mese di Natale. Cerchiamo di non far cadere lo spirito natalizio, di rimanere sempre molto 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 positivi. E quindi che dirvi, vi mando un abbraccione grandissimo, sempre col sorriso. Mi mancate tanto, non vedo l'ora chiaramente di rivedervi, di risentirvi tutti, di capire tutte le vostre sensazioni. La Donatella Vivoli è pregata gentilmente, quando tornerà, di portare qualcosa da mangiare alla povera Elena, che sbava tutte le volte che tu fai un post su Facebook, che amo il cibo, lo sai. Detto questo, che mi sembra di essere Alessandro Cattela in X Factor, io vi auguro buon fine settimana, buon sabato, buona domenica. Vi mando un abbraccione grandissimo, le mie braccia lunghe, 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 vi abbraccio tutte quante. Buona domenica, ci vediamo martedì sera alle 19, sempre con un po' di balance,
sempre l'Evolution, su questi schermi, col faro Donatella il martedì sera, quindi ciao a tutti, grazie mille, grazie, 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 grazie. Buona giornata.